continuiamo il nostro viaggio alla scoperta di antiche chiese qui a Valconasso. Siamo in comune di Pontenure e quella alle mie spalle è la chiesa di Santa Maria Assunta. Questa zona fu una zona controllata fin dall'antichità dai monaci del monastero di San Savino di Piacenza. C'è una concessione a loro per l'uso delle acque di questa zona già a partire dal 1180. Dal 1960 la chiesa di Santa Maria Assunta diventa parrocchia. Questa chiesa nasce all'inizio del 400, probabilmente proprio per volere di questa congregazione francescana che appunto arriva in questa zona e qui fonda anche un piccolo convento. L'architettura è quella del gotico lombardo, troviamo questa facciata racchiusa all'interno di due contrafforti, un piccolo rosone al centro sormontato da quella trifora e due monofore. Il campanile è frutto invece di interventi successivi. Il campanile si trovava originariamente a destra della chiesa, fu ricostruito nel 23 grazie ad un benefattore, l'avvocato Raggio, fu costruito nelle forme attuali. La navata interna ha delle caratteristiche estremamente semplici, essenziali, uno spazio molto architettonicamente puro, definito. Ci sono queste due campate più questo catino poligonale. Gli archi sono archi ogivali, le spinte di questi archi vengono contenute dai contrafforti esterni. La cosa certamente più interessante all'interno di questa chiesa è questo importante ciclo di affreschi. Alcune iscrizioni permettono anche una datazione abbastanza precisa. In modo particolare all'interno di questa iscrizione leggiamo la data del 1505, quindi almeno questo registro è facilmente identificabile. Diverso invece per quanto riguarda la loro attribuzione. Non è stato possibile, almeno fino ad ora, andare ad individuare i più probabili autori, anche se probabilmente questo ciclo è da riferirsi a più mani, a più autori. Questi affreschi sono stati scoperti all'inizio del Novecento, ma restaurati definitivamente, così per come li vediamo oggi, solo nel 1982, da parte della soprintendenza competente. La cosa che subito ci colpisce e che ci aiuta ad organizzare questa lettura è la presenza di due registri. Vediamo un registro inferiore e un registro superiore. Quello superiore è sostanzialmente di altezza doppia rispetto a quello inferiore. Probabilmente quello inferiore ha una committenza popolare, quello superiore invece una committenza aristocratica. E torno a dire, lo capiamo anche da queste scritte che poi andremo più nel dettaglio ad esaminare. I soggetti di queste raffigurazioni, così come anche la modesta altezza da terra, lascia ipotizzare a degli ex voto, quindi a delle decorazioni commissionate anche per grazie ottenute. Sappiamo che nel 400 ci sono due grandi pestilenze, forse queste raffigurazioni vengono proprio commissionate in ragione di questo. Non a caso troviamo molte figure di santi protettori, quindi abbiamo San Sebastiano, abbiamo San Rocco, abbiamo qui sopra proprio San Cristoforo. Io partirei proprio da qui. Dicevo appunto, sia San Cristoforo come dall'altro lato Sant'Antonio Abate sembrano due raffigurazioni che vanno quasi a sormontare il registro inferiore. Questa è una particolarità, al solito raffigurazione iconografia molto nota nel 400, San Cristoforo che porta sulle spalle il bambino. Scendiamo, abbiamo in questa parte un San Francesco che riceve le stigmati dalla croce di Cristo. Alla destra della croce un altro santo non identificato. Faccio notare all'interno di questo riquadro, questo particolare, questa è una croce di consacrazione,
Queste croci, così come alcune delle aureole dei santi raffigurati, sono incise all'interno dell'intonaco. Questo tipo di operazione permetteva di non disperdere il mordente che veniva utilizzato per la doratura di queste parti. Qui, nell'altro riquadro, troviamo un San Domenico al centro, due figure di frati francescani con un saio ocra e in alto questo Cristo che risorge dal sepolcro. Un'iconografia estremamente diffusa all'interno di questo ciclo è quella della Madonna con Bambino e la troviamo veramente rappresentata in una molteplicità di espressioni, e questo lascia appunto anche pensare anche ad artisti diversi e, torno a dire, a periodi talvolta leggermente diversi. Qui una raffigurazione molto, molto bella, una raffigurazione dolce, angelica di questa Madonna con Bambino. Il bambino ha sulla mano questo piccolo uccellino, una raffigurazione anche questa molto spesa nel 400, che ha il suo esempio più eclatante nella Madonna con il cardellino di Raffaello. Qui abbiamo ancora una volta una Madonna con Santa Caterina. Lo distinguiamo la santa per questa iconografia nota con la palma del martirio. E qui una Madonna del latte. Questa forse è la parte più significativa. Qui leggiamo ancora davvero molto bene sia il registro inferiore che parte, insomma, di quello superiore. Su in alto un Sant'Onofrio, anche questa un'iconografia molto distinguibile, quindi Sant'Onofrio, un vecchio con un bastone, sostanzialmente senza abiti, con questa barba lunga, questa figura ascetica che a lungo pellegrina per il deserto. Qui sotto invece un San Giovanni Battista, ancora due raffigurazioni della Madonna, un San Domenico. Di questo riquadro forse la cosa più interessante è questa scritta che, come già avevo anticipato, permette la datazione, una datazione precisa, il 1505. Questo affresco fu commissionato dalla vedova Scotti. Non a caso lassù in alto distinguiamo ancora sia lo stemma degli Scotti che lo stemma dei Dolzani. E appunto, dicevo, fu commissionato in occasione del matrimonio della figlia con un signore, un nobile della famiglia Moncasola. Sul catino absidale viene raffigurato un ciclo cristologico, forse quello che ha più completezza e omogeneità iconografica. Qui abbiamo la nascita di Cristo, la crocifissione, la deposizione dal sepolcro, e qui possiamo intuire la risurrezione. Nell'angolo in fondo il sepolcro aperto e il soldato sulla sinistra. Sotto abbiamo una raffigurazione ben riconoscibile, questa di Sant'Antonino, ancora una volta la Madonna in trono e qui ben riconoscibile il San Rocco che mostra una piaga sulla gamba. Siamo ritornati in controfacciata, di Sant'Antonio Abate abbiamo già parlato in precedenza, qui invece abbiamo un San Bernardino da Siena, noto per le sue capacità oratorie. Su quel lato, ancora una volta, speculare all'altro lato della chiesa, ancora San Francesco che riceve le stigmate dalla croce. Questa presenza dei francescani ovviamente è giustificata dalla fondazione di questa chiesa ad opera, proprio come abbiamo già detto, della congregazione dei frati di San Savino. Sull'altro lato ancora tre raffigurazioni mariane, un santo non ancora identificato e questa che invece è una rappresentazione estremamente bella della Trinità con il Padre che regge la croce del Figlio.